I festival sono della gente, cioè io so solo lo strumento che farli divertire, però è loro la festa. Chi ha organizzato punta su di me, quindi non devo deludere né loro e né quelli di fronte. Però non c'è pericolo su quello, perché parto come un ragazzo che pagava i biglietti per andare a sentire gli artisti, quindi so cosa voglio, cosa volevo e cosa devo trasmettere. Perché tu da me vuoi solo una cosa, io da te voglio la stessa cosa. Chiederei, Ludwig, inizialmente come va e com'è questo periodo della tua vita? Allora, va benissimo, sono appena tornato da una mini vacanza, quindi direi più che bene. Non so, sei ancora un po' abbronzato? Ah, vai. Insomma, adesso ricomincio col tour, quindi... Hai tante date già, ho visto. Sì, diciamo abbastanza. Anche se, vabbè, concentro un po' la parte del tour, soprattutto in estate io. Quella un po' più strong, insomma. Però, insomma, tutti i fine settimana sempre una, due date ci sono. È un'altra notte che pazza. Questa tocca rilassa. E tra queste date, citiamolo subito, verrai al... Carnevale Ramadan di Bellinzona. Non sei mai stato a questo carnevale nello specifico? No, ne ho sentito parlare, ma non ci sono mai stato, quindi sono contento di venire. E eri stato ad altri eventi in Svizzera? Sì, sono stato al Sun Valley, sono stato a un altro carnevale a Chiasso, mi pare che era. Nebbiopoli. Uno pensa un po' alla Svizzera sempre come magari calma, no? Poi sono andato con questo carnevale, questa gente presa bene, capito? Cioè, quindi ha detto figo qua. Tutti mascherati, poi tutto bloccato, cioè tutto fermo, quei giorni è festa appunto. Per questa serata in cui sarai presente il venerdì del Ramadan, cos'è che possiamo aspettarci? Qualcosa di forte. Io comunque nel corso di questi ultimi due anni ho un po' virato verso BPM molto alti, 140, quindi ballare e saltare forte. E un sacco di mashup e roba nuova che sto ultimando proprio in questi giorni. E non vedo l'ora di suonarla. E poi c'è il fatto che tu coniughi comunque il canto al DJ. Questa domanda te la faranno anche spesso, eh? Sì. Però è una sfida in più durante un tuo live, questa cosa. Sì, ogni tanto mi chiedono chi è il tuo DJ. Io, ma non canti pure. Quindi, sì, perché è una cosa che dall'inizio non ho mai voluto cambiare, perché sono nato come DJ. Poi quando ho detto che faccio una canzone, perché avevo qualcosa da dire comunque nel mio percorso. È andata bene, ma quando mi sono trovato nel bivio ho detto voglio continuare a fare il DJ, quindi faccio dei mashup con delle mie canzoni, con altre canzoni, cioè è un po' varia la cosa, capito? È molto festa. Ci sta il momento dove salti fino al soffitto, il momento dove canti e quindi c'è un po' di tutto. È quello, insomma, quello che c'ho dentro, poi cerco di trasportarlo a... Oh, poi se sto parlando troppo romano, no, me lo dite, alla grazia. No, comunque, questa energia, quello che c'ho dentro, insomma, da riportarlo a chi c'ho di fronte, che comunque chi c'è di fronte ero magari io qualche anno prima. Tu avevi qualche DJ che seguivi tanto, magari quando eri un po' più piccolo, a cui ti sei un po' ispirato? Che... Ma io sono nato, comunque, cresciuto, andava la musica dance quando ero piccoletto, quando ci stavano i primi pomeridiani, quindi andavo a ballare del pomeriggio perché c'avevo tra i 12-15 anni così, e c'era Gigi D'Agostino, Gabri Ponte, per me erano il top loro. Pensa che poi alla fine degli anni poi sono riuscito, andavo ai concerti di Gabri Ponte e poi ci ho fatto pure una canzone per traguardo. Cioè ogni fase ha il suo momento bello, secondo me, della crescita. Se ne stai rendendo conto o va talmente tutto in fretta che è difficile da realizzare questa tua scalata? A me è andato tutto in fretta, sinceramente, tutto nel 2019. Proprio in un arco piccolo di tempo, perché nel 2018, che però fine era 7 dicembre, quindi mancava poco, ho fatto uscire il mio primo singolo ed è esploso tanto a Roma, però fuori Roma ancora no. E comunque avevo fatto tipo 10 milioni, una cosa del genere, che era emergente, cioè la prima canzone, non mi consideravo manco un emergente, uno che ci prova da un po', nel senso. E poi dalla seconda ho fatto mostra a 70 milioni, mi pare, è esploso tutto là. Poi è arrivato il Covid, ci siamo richiusi e poi ricominciato. Poi io, sai che c'è, io vivendo comunque la notte e le discoteche, là stai proprio fermo. Non è che, cioè, anche se scrivevo, mi è capitato, ma poi mi mettevo lì e dicevo, ma che dico? È cocktail, la spiaggia, che dove? Là c'è stato l'unico momento un po' spento. E dopo però poi hai potuto sfruttare la ripresa in qualche modo? Sì, ovvio. Là sì, il primo tour dopo insomma questo periodo, incredibile. Super caponi, eccoli qua, Roma, Milano, in ogni città, muovi la mano.
d'estate l'ispirazione mia. Cioè io magari quando vado in una session chiudo un pezzo, però mentre sto in giro durante il tour e c'ho qualcosa, una rima, qualcosa, io prendo il telefono, lo scrivo sulle note e me lo segno, capito? Ma io c'ho un po' il fuso tipo americano, anche se vivo in Italia. Di solito la notte io sto sveglio. L'estate facendo 58-60 date, canti sempre verso le 2. Prima delle 5 non ti addormenti mai. Se tu potessi esprimere un live dei sogni. Ma ci deve stare il palco e ci deve stare gente di fronte a te. No, mille tavoli, mille cose. Artista, pista. La discoteca fa più, cioè c'è meno piste e più tavoli. Però lì lo sento di meno. Quando invece hai quella pista di gente che, capito, che lo percepisci che sta lì magari da ore solo per aspettare che sa di te e per divertirsi. Infatti se guardi i più grossi festival al mondo come, non so, Tomorrowland, Ultra Music, ho nominato quelli commerciali più vicini alla mia musica, palcoscenici giganti, iper attrezzati, davanti c'è una vista infinita. Ti farei l'ultima domanda un po' sui social, che quanto aiutano un po' anche a veicolare la tua musica, quanto sono importanti? Vabbè, ormai quasi tutto, dai. Perché sono tipo la vetrina del cioè tu c'hai il negozio, c'è cioè in vetrina che metti le cose tue più belle, no? Sperando che la gente che passa entra dentro. E adesso è un po' così, quindi tu tramite comunicazioni, spoiler, tutte queste cose qua, TikTok, video, trend, riesci magari a portare più gente sul tuo prodotto.